Eccoci qua, ben ritrovati, finalmente eccoci arrivati per la serie di lezioni dedicate alla programmazione del computer, alla realizzazione dall'inizio alla fine di un programma vero per il computer, eseguibile. Oggi creeremo un programma per risolvere, utilizzando qualsiasi computer e qualsiasi sistema operativo, senza installare nessun programma nel nostro computer, il programma che esegue e risolve la torre di Hanoi. Non perdiamo il nostro tempo e andiamo subito a vedere due cose: quale linguaggio di programmazione usare e come dobbiamo imbastire il nostro programma. Innanzitutto utilizzeremo come linguaggio di programmazione HTML e JavaScript. Ho scelto questi due linguaggi per un motivo molto semplice: ogni browser di ultima generazione può eseguire dei programmi in JavaScript. È un particolare linguaggio di programmazione che ricorda molto il linguaggio C, contiene al suo interno tutti i costrutti fondamentali della programmazione procedurale, ma la sua infrastruttura ci consente anche di creare oggetti al suo interno. Quindi è un linguaggio anche object oriented. Ma oggi faremo un programma molto semplice, una procedura molto elementare. Creeremo una pagina HTML con un semplice blocco di testo che utilizzeremo come dispositivo di output. Non abbiamo bisogno di dispositivi di input per questa applicazione. L'unico dato in ingresso che vedrà il nostro programma è il numero di dischetti di cui è composta la nostra torre di Hanoi. Ora che abbiamo definito l'ambiente di sviluppo, passiamo alla cosa più impegnativa: il programma. L'approccio che possiamo avere nella definizione delle nostre procedure per risolvere la torre di Hanoi possono essere infinite. Vi faccio un esempio. Il nostro programma può avere un diagramma di flusso dove può fare una verifica. Se la torre di Hanoi è composta da un solo disco, la mossa sarà questa, da A a C. Se il controllo iniziale mi ritorna un valore falso, ovvero se non è un solo disco, ma se ho due dischi, la procedura sarà AB, AC, BC. Successivamente, se invece la nostra torre è composta da tre dischi e non da due, la procedura sarà AC, AB, CB, AC, BA, BC, AC. Ecco, potremmo istruire il nostro programma dandogli in pasto le mosse preconfezionate e attraverso una serie smisurata di condizioni andare a tirar fuori di volta in volta la soluzione che noi già abbiamo precostituito essere la soluzione del problema. Ma non è questo il modo più furbo, perché quando arriviamo ad avere 10 dischi dobbiamo istruire il nostro programma con 1023 mosse, per non parlare di torre di Hanoi con 20, 30, 40, un numero arbitrario di dischi. Come facciamo quindi per realizzare un programma che non sia troppo complesso, capace di risolvere la torre di Hanoi? L'approccio che suggerisco oggi è questo. Immaginiamo una routine ricorsiva. Vi lascio nella descrizione del video il link alla lezione relativa alla torre di Hanoi. Se state bene attenti, a un certo punto vi avevo detto che si tratta di una procedura ricorsiva e la ricorsione è una di quelle cose che si può implementare all'interno della programmazione sfruttando l'istruzione call che abbiamo visto nella lezione precedente. Vediamo come si può applicare una funzione ricorsiva. La funzione principale che si occuperà di spostare i dischi della torre di Hanoi la chiameremo sposta. La funzione elementare sposta avrà bisogno di alcuni parametri. Dovremmo dire quale tra A, B e C sarà la sorgente, ovvero la torre da spostare, se la torre A, la torre B o la torre C. Un secondo parametro sarà l'indice. Dobbiamo spostare la prima in alto, la seconda, la terza, la quarta, oppure l'intera torre. E ovviamente dobbiamo dire alla istruzione se vogliamo spostare la nostra torre in A, in B o in C. All'interno di questa funzione dobbiamo fare una semplice verifica. Il controllo che dobbiamo fare è se dobbiamo spostare un unico dischetto, per esempio da A a C, ovviamente questa è la mossa che dobbiamo fare. Quindi se il numero n
che andremo a calcolare tramite l'indice a disposizione. Se il numero n, dicevo, è uguale a 1, sposta subito il disco. Altrimenti, else, che cosa dobbiamo fare? Immaginiamo di dover spostare l'intera torre. L'operazione che dobbiamo fare è spostare tutta la torre meno un disco nell'asticella che rimane libera. Dopodiché spostiamo il disco a destinazione e poi spostiamo l'intera torre che rimane a destinazione. Come si dice questo? Diciamo sposta la stessa sorgente con un indice in meno, cioè con un disco in meno, nella destinazione, diciamo, negata, cioè nella asticella libera. Dopodiché sposta il disco che è rimasto libero e poi sposta dalla destinazione dove avevamo spostato l'altra torre con lo stesso indice, a questo punto però nella destinazione vera. Ok, questa routine che ho scritto assomiglia molto al nostro linguaggio che andremo a scrivere, ma l'ho scritta in maniera discorsiva insieme a voi per capire quali sono le mosse da fare. La subroutine sposta, come vediamo, riceve tre parametri. Al suo interno esegue uno spostamento vero, quindi questa sarà un'istruzione che sarà da scrivere nel linguaggio di programmazione che abbiamo prescelto, quindi in JavaScript, e adesso lo vedremo subito come si scrive. Se il numero di dischi da spostare è diverso da 1, deve eseguire questa serie di operazioni, dove vediamo qui c'è una ricorsione. Dobbiamo richiamare in maniera ricorsiva la stessa funzione, passandogli però degli altri parametri, seguito da uno spostamento vero e proprio e seguito da un'altra istruzione ricorsiva, quindi che chiamerà nuovamente la stessa funzione. Le variabili che sono utilizzate all'interno di questa subroutine, sorgente, indice, destinazione, eventualmente anche il numero di dischi, se vi ricordate la lezione precedente, ve la lascio anche sotto nella descrizione del video, tutte queste variabili utilizzate all'interno della funzione, siccome al ritorno dalla subroutine ricorsiva avremo ancora bisogno di queste variabili, potrete immaginare che verranno memorizzate nello stack, in automatico, dal motore JavaScript, per essere richiamate con una pop al ritorno dalla funzione. Ok, non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere come si esegue questo programma. Troverete all'indirizzo che vi lascio qui sotto nella descrizione del video i sorgenti di GitHub. Io li apro con l'applicazione GitHub Desktop. Andremo a vedere nella repository, nella cartella relativa alla torre di Hanoi, View the files of your repository in Explorer. Andiamo ad aprire la cartella locale. Ecco che si è aperta la cartella locale. Tasto destro sulla hanoitower.html. Vediamo che cosa c'è all'interno di questo file. Per prima cosa abbiamo l'intestazione dell'HTML e poi abbiamo il tag body, cioè entriamo subito nella costruzione della nostra applicazione. C'è una intestazione H2, soluzione di una torre di Hanoi da numero green, questo verrà scritto in verde, 0 piattelli. Poi abbiamo un div che abbiamo chiamato id uguale soluzione, quindi soluzione sarà la nostra destinazione di output, mentre il numero sarà modificato a runtime dal nostro programma. Ecco qua, script significa che da questo momento inizia l'esecuzione del programma JavaScript. Leggiamo, questo algoritmo non è appositamente ottimizzato, ma è stato scritto a scopo didattico. Impostare in questa variabile globale il numero di piattelli. Per esempio, numero di piattelli uguale a 1. Cominciamo con 1. Dichiarazione delle variabili globali, array che rappresentano le aste con i piattelli impilati. Ecco, A, B e C sono degli array, e abbiamo visto anche che cosa sono gli array, dove verranno memorizzati i piattelli che contengono. Numero totale di mosse è una variabile globale che ci servirà semplicemente per determinare la statistica di quante mosse verranno eseguite durante l'esecuzione del programma. Poi stringa HTML è una stringa, quindi una variabile di tipo testuale che verrà utilizzata per scrivere i nostri risultati sullo schermo. C'è una funzione chiamata inizializzazione. Allora, inizializzazione crea una serie di numeri nell'array corrispondente alla prima asticella A. Abbiamo una variabile che ci indica il diametro
del dischetto, quindi il primo dischetto in alto avrà diametro 1, poi 2, poi 3, poi 4 e via dicendo. Questo ci serve soltanto per comodità, perché in realtà il diametro non ha una funzione decisionale all'interno dell'algoritmo, ma soltanto una comodità a livello di output a schermo. Poi c'è una for, diametro, numero di piattelli, diametro maggiore 0, diametro meno, praticamente in questa for è un ciclo. Poi nella prossima lezione entreremo nel merito anche di questo. Ho preferito fare una lezione immersiva prima ancora di spiegare tutte le singole keyword, le singole parole chiave del linguaggio di programmazione, perché ho piacere di mettere già le mani in pasta. Quindi all'interno dell'array A, mentre quando all'inizio del programma gli array sono tutti e tre vuoti, cominciamo attraverso un'istruzione anche qui chiamata push, che ci ricorda molto la push che abbiamo visto la volta scorsa nello stack pointer. Viene a partire da un diametro pari al numero dei piattelli, quindi per esempio in questo caso 1, ma se mettiamo 3 piattelli, il primo piattello sarà il numero 3, quindi il primo si intende quello in basso, e mano a mano che saliamo sull'array il numero sarà sempre più piccolo, perché come vediamo qua abbiamo diametro meno, ovvero ogni volta che viene inserito un piattello il diametro viene diminuito di una unità. Fin tanto che il diametro è maggiore di 0, continuo a inserire piattelli dentro l'array. Fine della subroutine di inizializzazione. Dopo di questa abbiamo un'altra subroutine dedicata semplicemente all'output a schermo, chiamata situazione aste. Questa funzione crea una riga di ipertesto HTML per mostrare la situazione attuale della torre di Hanoi. Retval è il valore di ritorno, così chiamato. Next mi serve semplicemente per inserire le virgole tra un numero e l'altro. Vediamo che cosa succede, che la stringa d'uscita sarà un paragrafo P con dentro B, vuol dire in grassetto, scriverà la lettera A uguale, e poi se la lunghezza dell'array A è uguale a 0 verrà scritto retval più vuoto, ovvero verrà accodato alla stringa retval la stringa vuoto. Altrimenti, se c'è una determinata lunghezza, viene eseguito un ciclo for che mostrerà dal più grande al più piccolo i dischetti separati da una virgola. Dopodiché vedremo un punto e virgola. Passiamo alla B e poi passiamo alla C. Quindi questa istruzione fa sì che venga scritto sullo schermo, all'interno del div relativo all'output a schermo, la situazione delle tre asticelle. Poi c'è la funzione sposta, che vedremo tra un attimo, e poi l'inizio vero proprio del programma. L'inizio del programma che cosa fa? C'è appunto la chiamata all'istruzione principale per l'inizializzazione delle asticelle, e poi verrà printato a schermo la situazione di partenza, e poi verrà eseguito lo spostamento di A in C partendo dall'indice 0. Indice 0 si intende quindi dal basso. L'istruzione dice di spostare l'intera torre che è in A in C. Dopodiché verrà printato a schermo output HTML uguale output HTML più un H2, cioè un titolo scritto in grosso: gioco risolto in, colorato in verde, numero totale di mosse, rendering output. Quindi finito di fare i suoi calcoli e finito di scrivere tutte queste stringhe all'interno della variabile output HTML, verranno eseguiti effettivamente gli output, ovvero document getElementById numero.inHTML. Praticamente cosa significa? Che qua su in alto, dove c'era numero, al posto di 0 verrà scritto il numero dei piattelli che abbiamo mosso, mentre per ultima abbiamo questa istruzione che dice, eccolo qua, in soluzione verrà scritto tutto l'output HTML. Benissimo, ci manca solo il cuore a questo punto del programma, la movimentazione vera e propria dei piattelli, che avviene all'interno di questa funzione sposta. Abbiamo visto che c'è la sorgente da spostare, l'indice, ovvero ci dice di quell'asticella quanti dischi devo spostare, partendo dal basso, partendo da metà o partendo dall'alto, e la destinazione è l'asta dove devo spostare effettivamente la mia torre, o possiamo dire la mia subtorre, la mia porzione di torre. Questa è la funzione ricorsiva che si occupa di spostare i piattelli. Vengono definite alcune variabili che andremo ad analizzare a poco. Queste sono alcune delle variabili che utilizziamo all'interno della subroutine.
vediamo un attimo di impostare quello che nel nostro programma scritto su foglio, su carta, era la lettera N, ovvero il numero di piattelli che dobbiamo spostare. Quindi se la sorgente è A, la lunghezza N, quello che avevamo chiamato N, non è altro che il numero di piattelli contenuti nell'array A meno l'indice che ho passato come parametro. Quindi se devo spostare tutta la torre, l'indice vale 0 e quindi la lunghezza equivale esattamente al numero di piattelli contenuti in quella asticella. Il valore, ovvero il diametro del disco che devo spostare, è dato dal valore alla posizione index SRC dell'array A. Stessa cosa per B e per C. Quindi ho definito il numero N. If len SRC, quindi se il numero N è uguale a 1, vi ricordate, dobbiamo spostare subito il disco. Se la torre o torre parziale è composta da un solo disco, semplicemente lo sposta. Quindi andiamo a vedere come si fa lo spostamento. Se la destinazione è A, prendo l'array A e gli spingo sopra il disco push valore SRC. Stessa cosa per B, stessa cosa per C. Ora che ho messo il disco nella destinazione, devo anche toglierlo dalla sorgente. Quindi se la sorgente era A, faccio un pop su A, cioè tolgo l'ultimo disco che c'è in cima all'array A. Stessa cosa per B, stessa cosa per C. Incremento il numero totale di mosse, che è una variabile globale, quindi anche se questa funzione è ricorsiva, il numero di mosse totale sarà sempre localizzato nello stesso posto in memoria e sarà un'informazione univoca. E poi creo un output dove dico mossa numero, in questo caso potrebbe essere la prima mossa, si chiamerà 1, da sorgente, che può essere A, B o C, a destinazione, che può essere anche stavolta A, B o C. Ad output HTML aggiungo la situazione delle aste che vado a pescare nella funzione che abbiamo visto prima. Ogni volta che il programma eseguirà una mossa, mi dirà che numero di mossa è, da quale asticella a quale asticella ha fatto la mossa e mi ripete tutte le volte la situazione delle aste. Vediamo, questa graffa ci porta alla if originaria. Se la lunghezza era uguale a 1, doveva fare lo spostamento. Ma siccome potrebbe anche essere diverso da 1, vediamo cosa succede. Else. Se il numero di dischi è diverso da 1, che cosa fa? Libera l'ultimo dischetto in basso seguendo i tre passaggi. Sposta la torre T-1, che lo sovrasta, abbiamo detto, nell'asticella di appoggio temporaneo, poi sposta il dischetto che rimane libero nell'asta di destinazione e poi sposta tutta la torre che avevamo nella posizione temporanea di appoggio qua sopra al dischetto che ha spostato. Vediamo come si fa. Qui ci sono alcune piccole definizioni. Quindi se la sorgente è A, controlla. Se la destinazione è B, vuol dire che la destinazione alternativa sarà C, altrimenti la destinazione alternativa sarà B. Altro caso, se la sorgente è B, cioè se partiamo dalla asticella B e dobbiamo andare in A, la destinazione alternativa sarà C, altrimenti la destinazione alternativa sarà A. Terzo caso, se la torre parte da C e dobbiamo andare in A, la destinazione alternativa sarà B, altrimenti la destinazione alternativa sarà A. Perfetto, definita la destinazione alternativa, andiamo a memorizzare momentaneamente, prima di eseguire gli spostamenti, quanti dischetti ci sono già, prima di eseguire gli spostamenti, nella destinazione alternativa. Perché noi potremmo dover fare una cosa di questo tipo. Dovremmo poter spostare questi dischetti al centro dove non c'è niente. Quindi dovremmo passare 3 dischetti in C, ricordandoci che ce n'erano 3 prima di fare lo spostamento, spostare il dischetto e prendere solo questi 3 e portarli al centro. Per prendere solo questi 3 dobbiamo memorizzare nell'algoritmo quanti dischetti c'erano già nell'asticella di appoggio, nella destinazione alternativa. Ora che abbiamo tutto quello che ci serve, eseguiamo l'istruzione in modo ricorsivo. Quindi facciamo i 3 spostamenti richiamando la stessa funzione, se stessa. Sposta dalla sorgente alla destinazione alternativa partendo dall'indice incrementato di una unità, quindi non tutta la torre ma uno in più. Poi sposta dalla stessa sorgente, questa volta l'indice originario, nella destinazione, e ci sarà un solo disco da spostare in questo momento.
e poi sposta dalla destinazione alternativa dove avevo appoggiato temporaneamente i dischetti, la torre parziale, partendo dall'index DST, l'indice di destinazione che avevo memorizzato precedentemente, nella destinazione vera. Ecco, questo è l'intero programma, considerando anche l'HTML, quindi anche i surrogati, abbiamo appena 135 linee di programma. Se andiamo a vedere l'algoritmo vero e proprio, saranno 4 o 5 righe in tutto. Questa cosa è impressionante. Andiamo a vedere come si comporta sul nostro browser. Torniamo ad aprire Hanoi Tower, questa volta lo apriamo con il tasto destro usando il browser. Eccoci qua, soluzione di una torre di Hanoi da un piattelli. Vabbè, non ho gestito il singolare, ma è una mancanza da poco. Questa è la situazione iniziale, A uguale a 1, B vuoto, C vuoto. Eseguiamo una mossa, la mossa numero 1 da A a C. E la situazione finale è che A rimane vuoto, B rimane vuoto e in C c'è il piattello da 1. Gioco risolto in una mossa. Beh, questo era abbastanza facile. Mettiamo due piattelli. Salviamo nuovamente e ricarichiamo la pagina web. Eccoci qua. Prendiamo il nostro giochino, prendiamo due piattelli, magari questi due. Se questo è A, questo è B e questo è C, seguiamo le mosse. Allora abbiamo in A il dischetto da 2 e il dischetto da 1. Partendo dal basso verso l'alto. B è vuoto, C è vuoto. La mossa numero 1 da A a B. Eccoci qua. E infatti abbiamo il disco da 2 in A, il disco da 1 in B e C vuoto. Mossa numero 2 da A a C. Eccola qua. La situazione è questa. A vuoto, in B abbiamo il dischetto da 1, in C abbiamo il dischetto da 2. Mossa numero 3 da B a C. La terza mossa ci porta ad essere vuoto A, vuoto B e in C abbiamo il 2 e abbiamo l'1. Gioco risolto in 3 mosse. Torniamo a mettere 5. Divertitevi a vedere qual è l'output. Prendetevi una torre di Hanoi, eseguite le mosse suggerite dal vostro programma e vedete se funziona. Ritornando al nostro GitHub, se volete provare il programma senza scaricarlo, potete andare direttamente al link che vi lascio qui in descrizione. Eccoci qua. Andate un pochino in basso dove c'è la README che vi dice che questo progetto è inteso per mostrare la ricorsione in un algoritmo. Il JavaScript è available, è disponibile nel file hanoitower.html in cui dovrete modificare il numero dei piattelli per cambiare il numero di dischi in the tower. Click to see output. Quindi se cliccate questo link suggerito potrete vedere immediatamente l'esecuzione della torre da 5 piattelli. Ecco, oggi è stata una lezione abbastanza lunghetta, ma direi che ci voleva tutta. Se torni a vedere la lezione dove eseguo la torre di Hanoi a 10 dischetti, ti sfido, se hai voglia e se hai del tempo da perdere, a verificare che le mosse eseguite da me siano esattamente le mosse suggerite dall'algoritmo appena scritto. Nella prossima lezione vedremo una cosa importantissima che aiuta tantissimo i programmatori, ovvero la gestione delle interruzioni, detti anche interrupt. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo subito, in modo che proveremo subito la funzione di interrupt sulla tua email, perché quando verrà pubblicato il prossimo video riceverai la notifica sul tuo telefonino o sul tuo computer. Ti ricordo che mi trovi su YouTube, su LinkedIn, su Instagram, su Facebook e su CamTV. Prova a giocare con questo programma che abbiamo appena fatto e mandami la tua versione se riesci a migliorarlo, la potremo pubblicare su GitHub. Commenta questo video se hai delle domande da fare e se hai bisogno di approfondimenti. Ti lascio qui sotto nella descrizione del video anche un link per acquistare online tutte le attrezzature che stiamo utilizzando in queste lezioni. Ci vediamo alla prossima lezione. Ti mando un grande abbraccio. Ciao! Ok, questo è un linguaggio di programmazione che non esiste.